Benvenuti in un nuovo video, il primo room tour di questo canale, perché siamo arrivati in albergo e ora vi faccio vedere la stanza, che è tipo super piccola, però il posto sembra molto carino, quindi ora vi faccio vedere la stanza e pure la struttura, la spiaggia, vi spiego un po' di cose. Comunque siamo a Cupra Marittima, proprio sul mare, quindi ora vi faccio il tour della micro stanza. Ma noi ci piacciono le cose piccole, perché casa nostra è piccola, la camera dell'albergo è piccola. Siamo prendendo una camera grande noi? No. Allora, c'è direttamente l'ascensore o le scale e siamo al secondo piano, stanza 207. Ta-da! Lì c'è subito Luca che si è accomodato. Allora, c'è la chiave, chiaramente, è una pensione, cioè un mini albergo, molto carino però. Qui abbiamo, appena entriamo, cestino, scrivania, questa è la mia borsa. Qui c'è una sedia. Qui che c'è? Niente. Ah, non c'è il frigo bar, amore. Dove la metto l'acqua? Vabbè, non c'è il frigo bar. Poi vabbè, questa era la nostra borsa con dentro l'acqua. E qui, se mi giro, c'è il letto con un Luca spiaggiato. Ok, col grandangolo si vede tutta la stanza, tipo. Lì c'è un Luca spiaggiato, ci sono gli asciugamani. Ah, sono di spugna, che bello, non so, quelli di cartone. Ok. Asciugamani, due cuscini, comodini con le prese. Molto apprezzato, lucine, comodino. Una nicchia in cui forse c'era il termosifone una volta, ma c'è l'aria condizionata, però non è caldissima la stanza in realtà. Questa, vabbè, è la nostra valigia. Oh, eccoci, ciao! Questo è l'armadio, vediamo, scorrevole. Ah, c'è un altro cuscino, molto bene. Grande specchio. Ah, c'è un cuscino, una coperta e la cassaforte con due cassetti. Bene, vabbè, dobbiamo stare due giorni, non si sa ce dobbiamo fare. Poi lì c'è la TV. Bene, ora unica pecca è che c'è la vista ferrovia e non la vista mare, però ragazzi, noi siamo solo due giorni, quindi immagino che le stanze vista mare siano riservate a quelli che stanno una settimana, 10 giorni. Noi siamo due notti, quindi vista ferrovia, che può dar fastidio, ma io vengo nelle Marche da quando sono piccola e nelle Marche tutti gli alberghi, se vuoi stare sul mare, c'hanno la ferrovia, cioè è inevitabile. Che fai, la lei? No, infatti, cioè, se vuoi l'albergo sul mare, c'hai la ferrovia, è inevitabile, quindi non mi dà fastidio. Poi di notte passano i treni praticamente, quindi vabbè, c'è anche il balconcino, intanto siamo fuori. Ok, c'è questo mini balconcino con altri balconcini, ma non so che ce devo fare col balconcino, però c'è anche lo stendino per stendere i costumi bagnati, che è buono, molto buono. Andiamo a vedere il bagno. Ok, anche il bagno è un micro bagno, mi pare di aver capito, però appendi asciugamani, la doccia con la guarnizione Gni, ok, è distrutta. Però va bene, non ci importa. La doccia, però è pulita, eh? C'è solo la guarnizione che forse andrebbe cambiata, ma va bene. Questa è Barbieri. Ah, devo guardare se c'è il topper allora. Allora, poi questo è il bagno con lo specchio, qui c'è il set di cortesia e abbiamo cuffietta, saponetta, shampoo doccia. Cos'è? Ah, un'altra saponetta. Ah, due kit di cortesia, carino. Bicchiere per gli spazzolini, lavandino, butter, carta igienica, sapone. Vabbè, c'è tutto quello che serve. Il bidet è un po' datato, però c'è tutto quello che serve. C'è pure il phon, questo qui, ma ovviamente io mi sono portata il phon, perché sennò i capelli non si asciugano mai. Quindi, dai, tutto sommato. Avevo letto delle recensioni peggiori. È che uno si dovrebbe anche sapere un po' adattare. Anche perché in realtà questo hotel costa pochissimo. Cioè,
paghiamo 70 euro a notte, 75, considerate che la media della zona, quindi da Civitanova in giù e da Civitanova in su, è sui 120-150 euro a notte. A meno non si trova, se trovi, a meno non si trova quasi niente. A questo prezzo non si trova proprio niente. Cioè, non esistono alberghi che costano così poco da Civitanova in giù e da Civitanova in su. Quindi, visto che noi avevamo solo due notti e non è che ci serve l'Hilton, tra l'altro, ora vi faccio vedere, ma siamo proprio nella spiaggia. Cioè, non, se scendi ti sporchi i piedi di sabbia, quindi non penso si potesse volere niente di più. E in camera non ci dobbiamo stare perché in realtà, ecco, a parte se Luca non si addormenta, ora ci cambiamo e andiamo in spiaggia direttissimi. Quindi ora vi faccio vedere anche la zona spiaggia e la hall. Allora, questo è l'hotel, ristorante La Perla, questa è l'uscita dell'hotel e spiaggia! Cioè, più vicino di così non ho trovato niente. E questo è lo stabilimento dell'hotel Madu. Ok, andiamo. 70 ha detto a destra della passerella, quindi sarà verso di là. Guarda, questo è 81, quindi la fila prima. 67, vabbè, mo lo troviamo, eh. Allora, questo era uno dei pochi disponibili, però siamo praticamente nell'acqua, qui la spiaggia è cortina, non è una spiaggia lunghissima. Comunque la struttura è super carina, di qua c'è il bar e di qua è il ristorante. È proprio fronte hotel con poi lettini e tutto quanto. Siamo rientrati un attimo in camera e questo è il menu del ristorante bar pizzeria, che è quello proprio qua sotto. In realtà i prezzi sono molto onesti. Cioè, ci sta lo spaghetto alle vongole, 10 euro, 12 euro, cioè. Voglio dire, non credo, questi prezzi non credo si trovino da nessuna parte. E fanno anche, mi ha detto, la sera la pizza. Quindi, cioè, super onesto. In più al bar adesso abbiamo preso una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, abbiamo pagato un euro. Cioè, come a un bar qualsiasi. E di solito quando uno va in spiaggia i prezzi non sono mai questi. Quindi a prezzi siamo messi molto bene. Allora, test letto. Duro. Vediamo. Test cuscino. Oh, che bel cuscino. Mi piace questo cuscino. È ciccioso. Sì. Sì, perché di solito negli alberghi trovi quei cuscini così. Questo è un bel cuscino. Mi piace. Test letto superato? Soprattutto perché lì c'è l'aria condizionata, che però spara verso l'alto. Quindi ottimo. Ce la faccio un po' sfatta. Siamo stati in spiaggia. Mi sono molto sfatta. Bello, non c'è il topper però. Sti cazzi. Ma chi è che c'ha il topper, veramente? Assolutamente. Ma che sei barbieri, eh? Vabbè, ma questo è un room tour, vedere se c'è il topper. Vabbè, non posso. Bello, bello. Mi piace. Questa è la colazione. Crostata, avete biscottate, frutta, cereali, yogurt, tutto questo qua. Allora, stavo montando il video del room tour, della struttura e tutto quanto e tiriamo delle conclusioni su quello che avete visto. Allora, l'hotel è un 3 stelle, poco più di una pensione. Il prezzo è onestissimo rispetto a tutti gli alberghi della zona, quindi su questo non ci possiamo lamentare. Ora, se vi dà fastidio il treno, avete il sonno leggero, scegliete un'altra destinazione, perché nel video dicevo i treni di notte non passano, non è vero. Non è vero, la prima notte è stata un trauma, nel senso che un botto dei treni e te sono presi dei coccoloni allucinanti. La seconda notte già t'abitui, quindi se stai una settimana fine manco lo senti più. Però se avete il sonno leggero, non vi piacciono i rumori,
Raga, non scegliete proprio le Marche, perché è inevitabile il treno, cioè c'è, non è che si può spostare. E quindi, se avete il sonno leggero, scegliete un'altra destinazione. Qualità-prezzo, visti i prezzi della zona, questo hotel va più che bene. Si potrebbero curare di più i dettagli? Sì. Sicuramente il fatto che non c'era il frigo bar era una grossa penalizzazione, ma non tanto per l'uso del frigo bar, non è che mi servivano le bottigliette dentro, però fa molto caldo. Il frigo bar è molto utile per tenerci in fresco anche solo l'acqua, insomma. Però, vabbè, potremmo fare anche senza, tanto siamo stati solo 2 notti, quindi. I prezzi di tutta la struttura sono super onesti. Non vi ho detto che l'ombrellone con 2 lettini costa solo 20 euro, che ragazzi al giorno d'oggi sono veramente pochi. 20 euro in alta stagione, addirittura arriva a 15 o a 10 in bassa stagione. Quindi, come prezzi sono super onesti, il caffè al bar costa 1 euro, la bottiglietta d'acqua 1 euro, quindi ci sta. La situation è molto molto calma, non c'è confusione, non c'è movida, non c'è niente. Però, per quello che cercavamo noi andava più che bene. Quindi, sono soddisfatta, ci tornerei. Considerate che noi abbiamo pagato 75 euro a notte, mi sembra, con la tassa di soggiorno, l'hotel a fianco, quindi, cioè la porta a fianco costava 120 euro a notte. Ora, magari c'aveva il frigo bar, era comunque un 3 stelle, comunque c'aveva il treno che passava dietro, quindi non è che, voglio dire, i rumori sono quelli, c'è poco da fare. Però, devo dire che sono stata soddisfatta di tutto, anche la gentilezza, comunque sono stati molto disponibili. Il giorno che siamo andati via, visto che comunque c'avevamo un paio d'ore da passare al mare, abbiamo lasciato i bagagli senza nessun problema e ce li siamo tornati a prendere prima di andare via. Non c'è il parcheggio, l'hotel non c'ha il parcheggio, ma si parcheggia lungo la strada sopra, perché poi per arrivare si passa sotto al ponticello, che è quello che passa sotto la ferrovia sostanzialmente, e passando sotto al ponticello non ci puoi passare la macchina, credo di aver capito, ma c'erano le macchine che arrivavano davanti, quindi la strada ci sarà stata, però si può lasciare la macchina sopra e i parcheggi sono gratuiti su tutta la strada, quindi il posto si trova. Non era affollatissimo, c'era gente comunque, ma non affollatissimo. E che altro vi devo dire della struttura? Niente. In realtà credo si potesse fare anche pensione completa o mezza pensione. Noi abbiamo fatto bed and breakfast perché sostanzialmente non sapevamo poi dove mangiavamo, cosa mangiavamo, quindi. Ma poi cosa abbiamo mangiato lo vedrete nel prossimo video. Vi racconto poi nella sintesi finale tutto quanto sul cibo. Quindi, da questo secondo video delle vacanze, dove faccio il primo room tour della storia del canale, bello, spero di farne di più, ma tanto non andiamo da nessuna parte, quindi che room volete che vi faccia vedere? E niente. Quindi, addirittura, amore, da questo video. Aspetta, buona però. Da questo video è tutto e noi ci vediamo. Vabbè, pazza però, dai, non c'è altra spiegazione. Al prossimo video! Ciao! A posto?